Ciao a tutti. Oggi volevo parlarvi del cibo che do alle galline. Vi ho fatto vedere più volte il pastone che faccio con i panini secchi e le varie farine, ma oltre a quello loro hanno sempre a disposizione due tipi di mangime. Le ovaiole, questo è molto nutriente, fatto apposta per le galline che fanno solo uova, e il misto polli, che va bene per tutti i tipi di galli e galline. Io personalmente tendo a mischiarli, prendo soltanto di questa marca e non OGM. OGM costa qualcosa in meno, ma non preferisco di no. La consistenza è diversa, quello delle ovaiole è molto farinoso, mentre il misto polli è un pochino più grossolano. Dopo vi faccio vedere come lo somministro alle galline e cosa hanno a disposizione tutti i giorni. Le granaglie che vi ho fatto vedere prima le metto poi in un contenitore a tramoggia. In pratica le granaglie vengono giù da sole mano a mano che le galline consumano quelle che sono alla base. Contiene circa 5 kg di granaglie, quindi abbiamo un'autonomia di una settimana, 10 giorni. È molto comodo, consiglio solo di ripararlo dalla pioggia perché altrimenti le granaglie poi si bagnano, fanno grumo e non sono più buone. Ho fatto una tettoia, una cosa molto semplice. Mentre per l'acqua ho recuperato un vecchio abbeveratoio che si era bucato. E ho utilizzato un sottovaso di un vaso grande e poi ho un altro abbeveratoio lì di emergenza, piccolino. Quello contiene 5 litri, questo 3 litri tutti, quindi hanno autonomia per una settimana, 10 giorni. Però giorno per giorno consiglio di controllare, perché soprattutto nelle giornate calde, tra l'evaporazione, tra loro che bevono di più, rischiano poi di rimanere senza acqua e questo non deve accadere. Ho poi lì una cassettina e un piatto dove mettiamo tutti gli avanzi vegetali della cucina, sia cotte che crude, e a volte mettiamo anche le granaglie, quando ci dobbiamo assentare per 2 o 3 giorni, mettiamo granaglie anche lì, così hanno una doppia scorta. Ora la domanda è: quanto costa mantenere un piccolo pollaio come questo? Noi abbiamo 5 galline ovaiole, non facciamo carne ovviamente. E tenete conto che i due sacchi che vi ho fatto vedere prima, uno di granaglie misto polli, non OGM, che costa circa 10 euro, e l'altro per ovaiole, che costa circa 16 euro, dai 15 ai 17 euro. Mischiandoli ci facciamo circa 2 mesi. Poi aggiungete ancora i papponi vari che facciamo con il pane duro, farine di semola, semolino, polenta, e quelle costano circa 1 euro al chilo, quindi la spesa è irrisoria. Ed ecco che il conto è di circa 10 euro al mese più o meno. Se tenete conto che dovete comprare le uova, non sapete quello che mangiate, io penso che sia uno scambio vantaggioso, un costo del tutto accessibile, insomma. Le uova hanno un altro gusto, ma chi ha avuto modo di assaggiarle sa benissimo di cosa parlo, sono due sapori completamente diversi. Io qui so quello che mangio. Non ci sono antibiotici, non ci sono medicine, non c'è nulla. Vi ringrazio per aver visto questo video e se volete condividerlo ve ne sono grato. Se avete consigli da darmi, come sempre, su come tenete voi i vostri pollai, vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo.